A Pescara cittadini e comitati sono scesi nuovamente in strada per protestare contro alcuni lavori che sono in corso in città. Ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei che ha seguito la manifestazione nel corso di una diretta sulla pagina Facebook di Rete 8. Luca? Vediamo se riusciamo a collegarci, altrimenti andiamo avanti e poi. Eccolo, Luca, buon pomeriggio a te. Cosa hanno chiesto all'amministrazione comunale, i cittadini e i comitati? Cosa sono tornati a chiedere? Sì, ma questa mattina è andato in scena un nuovo sit-in proprio davanti alla Comune di Pescara da parte dei vari comitati cittadini, non solo il comitato di Salviamo Viale Marconi, ma anche il comitato Pescara al Centro, il comitato Strada Parco Bene Comune, rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale che non sono assolutamente condivise, in particolare per quel che riguarda il futuro del commercio in città. Le scelte, il progetto di Viale Marconi, ma anche le scelte su Pescara Centro, in merito ad esempio alle tariffe dei parcheggi, vanno in qualche modo a penalizzare l'intero settore del commercio cittadino che sta pian piano morendo, dicono i rappresentanti dei vari comitati. C'è stato questo sit-in per tutta la mattinata per incontrare persone e raccontare un po' quella che è la loro esperienza, un'esperienza certamente negativa, ma anche nel tentativo di incontrare qualche rappresentante istituzionale. Questa mattina però diciamo che i rappresentanti istituzionali erano impegnati in altri appuntamenti e in particolare l'assessore al commercio, Alfredo Cremonese, che ci ha contattato proprio a seguito di questa diretta, ci ha detto che è a casa con il Covid e quindi non è potuto intervenire. Ne abbiamo approfittato per chiedergli un'intervista che andrà in onda nel pomeriggio sul profilo Facebook di Rete 8, in cui insomma cercherà di chiarire quelle che sono le posizioni dell'amministrazione comunale in merito proprio al settore del commercio a Pescara. Pescara era una città a vocazione strettamente commerciale, una vocazione che negli anni si è persa, non certo per colpa dell'amministrazione attuale, ma anche per il proliferare dei centri commerciali, per insomma, lo sviluppo delle isole pedonali, e quant'altro, un commercio che in qualche modo quel commercio dei tanti anni fa a Pescara è completamente scomparso. Ne parleremo nel pomeriggio con Alfredo Cremonese in diretta sul profilo Facebook di Rete 8, mentre la protesta va avanti. Ne approfitto, Gigliola, anche per fare un po' di promozione personale, perché proprio sulla problematica di Viale Marconi, domani sera alle 22:30 andrà in onda la nostra trasmissione in cronaca che parlerà appunto di queste problematiche. A te.